Ragazzi, chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Siamo ripartiti dal via un'altra volta. No, come quando il Nino Maraviglia 2 anni fa inchiodò il mercato fino all'ultimo giorno perché voleva tutta la buona uscita. Qualcuno di voi mi può dire, poteva tranquillamente farlo, era un suo diritto, infatti lui l'ha fatto. Preso a buona uscita e se n'è andato. Io però, siccome qui quando il cinese sbaglia si dà addosso anche ai cinesi, però ragazzi, su Sanchez io vorrei dire una cosa, no? L'ho detta un paio di mesi fa. Le prove in colore, purtroppo, tutte le volte che viene chiamato in causa continuano, tranne il rigore che ha battuto contro il Benfica, perché poi il campo non si è mai visto. La prima volta lo prendi dal Manchester United, gli dai un ingaggio mostro, 8,5, 8, 8,5. Lui prendeva 12, comunque lui si ridusse l'ingaggio e venne per 8, 8,5. Lo tieni 2 anni, poi dopo gli dai la buona uscita, poi lo riprendi un'altra volta, perché errare è umano e perseverare è diabolico. Ma quando lo riprendi quest'anno a 35 anni, perché ovviamente non hai una lira, nessuno gli ha detto: ehi amico, hai rotto i coglioni con la nazionale. Perché lui fa sempre le stesse identiche cose. Lui all'Inter sta bene, si allena, va in nazionale, ritorna dalla nazionale. Se non ritorna infortunato, si infortuna di solito, si fa male una settimana o due dopo. È la stessa identica cosa. La gestione di Alexis Sanchez, secondo me, è scandalosa perché è stato ripreso un giocatore di 35 anni a fine battuta e gli è stato permesso di fare tutto quello che ha voluto. Lui all'Inter fa tutto quello che gli pare perché lui va in nazionale, ritorna, arriva un giorno dopo, perde l'aereo. Lui fa tutto quello che gli pare. Ora sembra che abbia questa offerta, ma che si stia impuntando perché non vuole andare via. Quando riprendi un giocatore come Sanchez, te l'ha già fatto una volta e sei puntato. Ma cosa lo riprendi a fare? Ma tieni Pio Esposito. Non ti dico quello della Samp. Tieni Pio Esposito, non l'esposito della Samp. Tieni un giovane, tieni Satriano. Peggio non potevano fare di Sanchez. Ora questo magari c'ha l'offerta, si inchioda e ti dice: no, guarda, ci devo pensare, ti faccio sapere a fine gennaio magari, e ti rinchioda un'altra volta il posto per l'attaccante. Avete fatto una cazzata, ragazzi. Voi all'Inter, dirigenti, avete fatto una cazzata. Ve lo devo dire, non ho problemi, non ho padroni, non ho peli sulla lingua. Voi avete fatto una grandissima cazzata a riprendere Sanchez. Normale, la gente diceva: meglio del ballerino. Ma ho capito, ragazzi, ma qui siamo ridicolo ormai con questo Sanchez. Qui siamo ridicolo. Comanda lui all'Inter. Buchanan, come si chiama lui? Il canadese. È canadese quel ragazzo. Arriva perché non bisogna sborsare subito soldi. Ecco perché arriva Buchanan, come si chiama lui? Buchanan, come lo vuoi chiamare, chiamalo come ti pare, non lo so come si chiama questo qui, non l'ho capito ancora. Arriva il canadese perché sicuramente è un ottimo prospetto, è un ragazzo su cui ci devi lavorare perché la fase difensiva non la sa fare, la fa poco e male, lo vuoi mettere tutta fascia perché non esistono le punte esterne da noi, almeno che non lo butti dentro negli ultimi 20 minuti per tenere la palla di là. E gli dici: Ricciolo, salta l'uomo e metti le palle nel mezzo. Quello è un altro discorso. Ma come giocatore deve crescere, deve imparare la fase difensiva, è campionato nuovo, lingua nuova. Non è che questo arriva e fa come figo, ragazzi. Poi l'investimento è buono, ci mancherebbe, soprattutto perché non devi pagare nulla, è un pagherò. Ma la priorità è negli attaccanti. Tra l'altro Sanabria del Torino non so se ha passaporto italiano, attenzione, perché a me piace tantissimo Sanabria, io mi accontenterei anche di Sanabria. E quindi nulla, c'è ancora Sanchez che si imputta, sembra che abbia questa offerta, ma lui si imputta. Ragazzi, all'Inter avete fatto una cazzata a prendere Sanchez. Ma di cosa state ragionando voi, voglio capire io.
Basta questo Sanchez. Ci avete speso 40 milioni su questo giocatore. Prendi, riprendi, buona uscita, inganci faraonici, poi lo riprendi, poi lo rimandi via. Basta, ma non ci sono altri giocatori. C'è solo Sanchez davanti. Ma una scelta coraggiosa di un giovane, quando la si fa? Se non la si fa quando non sa una lira, quando la si fa una scelta coraggiosa su un giovane? Ragazzi, addio a ragioni. Ciao, Inter.